sono importanti e quindi questo testimonia l'interesse verso questa iniziativa. Vorremmo dare un taglio molto pratico, quindi illustreremo i contratti che abbiamo in essere e siamo qui poi per rispondere a eventuali domande o dubbi che dovessero emergere durante la discussione. Come sapete, appunto, l'Università di Siena ha inserito una policy nuova sull'accesso aperto, è stata approvata dagli organi nei giorni scorsi, proprio perché l'intenzione è quella di spingere e supportare l'attività di pubblicazione ad accesso aperto. È qualcosa su cui la comunità europea ci incoraggia a investire. Sapete che è condizio sine qua non per l'accesso a molti. C'è forse un ritorno e chiederei magari di tenere i microfoni chiusi in modo che non ci sia un disturbo audio. E ovviamente alzate la mano, intervenite pure quando volete, perché come dicevamo è una conversazione, quindi vorremmo che ci fosse più interazione possibile. E dicevamo che appunto l'università europea, la nostra università ha inserito le raccomandazioni sulla pubblicazione ad accesso aperto nel piano strategico, un po' per rispondere alle sollecitazioni della comunità europea che con il progetto PLANES ha fortemente investito in questa direzione e condizio sine qua non per l'accesso anche adesso con Horizon Europe alla fase di valutazione delle proposte progettuali. Quindi non è più come avevamo in Horizon 2020 una valutazione a posteriore, ma è un elemento di valutazione ex ante. Vediamo poi che anche tutto il contesto nazionale si sta muovendo in questa direzione. I progetti PRIN lo richiedono e, come sapete, ci aspettiamo ingenti investimenti sui progetti PRIN nei prossimi anni. È un tipo di progettazione su cui i nostri ricercatori intervengono e operano molto spesso. Abbiamo visto con la recente WQR come cominciasse a emergere il tema della pubblicazione ad accesso aperto, tanto che entro giugno prossimo dobbiamo appunto comunicare quali dei documenti nel quinquennio di osservazione hanno un accesso aperto o meno. Il che fa presupporre che la prossima WQR ponga ancora più in evidenza e diventi ancora più cogente il tema della pubblicazione ad accesso aperto. Quindi quelle pubblicazioni che sono già state edite o che verranno edite nei prossimi anni saranno valutate probabilmente con un occhio di attenzione, se non di esclusività, con riguardo alle pubblicazioni ad accesso aperto. Come abbiamo visto, i percorsi non sono lineari, non c'è un processo logico e predittivo che ci consenta di conoscere in anticipo le cose. Abbiamo visto come l'ultima WQR sia stato cambiato varie volte e anche la presenza di ministri diversi abbia condizionato molto l'evoluzione del bando. Quindi non è escluso che questo tema emerga in modo cruciale quando ormai è tardi, ecco, per poter intervenire. Quindi è un tema che dobbiamo affrontare adesso. Per questo, come vi scrivevo nel messaggio, abbiamo cercato di creare
punto di documentazione sul sito web dove il gruppo UCNAIR, che è composto da personale del sistema bibliotecario e della divisione ricerca, partecipa per supportare tutto questo processo. Quindi, con riferimento specifico a tutta la parte della produzione scientifica in termini editoriali, ma anche con riguardo ai temi più generali dell'open science e quindi al deposito degli open data su cui appunto cercheremo di organizzarci. Questo è un primo momento di incontro e poi chiederemo anche ospitalità ai direttori di dipartimento, magari per organizzare incontri specifici nelle diverse sedi per approfondire le tematiche. In due parole, l'accesso aperto è diciamo un tema di cui ci occupiamo fin dagli anni 2000 e del 2002, la Budapest Declaration, quindi sono circa 20 anni che la tematica è aperta, e però in questi 20 anni il numero di riviste ad accesso aperto, siano esse Gold o Diamond, quindi con pagamento della fee di pubblicazione da parte dei singoli editori o con pubblicazione gratuita su rivista di tipo Diamond, è ancora una percentuale limitatissima. Non arriviamo neanche al 20% di pubblicazione. La stragrande maggioranza delle pubblicazioni sono pubblicazioni ibride, cosiddette. Quindi sono pubblicazioni che di tipo tradizionale, che quindi seguono il processo editoriale standard, che consentono però di pubblicare alcuni articoli a pagamento con una fee, la cosiddetta APC, che deve essere in qualche modo prevista da parte dell'autore. La qualcosa consente di pubblicare quello specifico articolo ad accesso aperto. Quello che quindi da ormai 3 anni tutti gli atenei italiani hanno deciso di avviare è una revisione di tutti i contratti di acquisto con gli editori che passino da un acquisto basato interamente in funzione della fruizione, quindi della lettura delle riviste, a un modello contrattuale che abbia insieme il pagamento della fee necessaria alla lettura delle riviste e includa anche una fee che consente di pubblicare gratuitamente o con prezzi standardizzati in qualche modo per gli atenei che aderiscono. Detto in altri termini, quindi, se prima pagavamo 100 e questo 100 era interamente devoluto alla licenza di lettura, di consultazione delle nostre riviste e poi era iniziativa personale, quella del docente, di pubblicare ad accesso aperto, adesso nei contratti di cui vi parleremo tra poco, il meccanismo di finanziamento prevede una quota non trascurabile, anzi sempre più rilevante, che copre i costi di pubblicazione e quindi copre le APC delle pubblicazioni dei nostri ricercatori. È un processo in divenire, per ora abbiamo un numero limitato di contratti che va in questa direzione. Però è significativo aver imboccato questa via che per le università italiane abbiamo dichiarato essere obbligatoria, quindi nel momento in cui l'editore si siede al tavolo sa
che abbiamo bisogno di sottoscrivere un contratto cosiddetto trasformativo, e si chiama trasformativo perché l'assunto e l'attesa è che progressivamente queste riviste, che vi dicevo essere ibride, cioè che mantengono il doppio regime, evolvano verso riviste completamente ad accesso aperto. In questa fase alcuni dei contratti sono stati appunto contratti sperimentali perché ci hanno consentito di studiare da tutte e due le parti, della parte dell'accademia e da parte degli editori, l'evoluzione e il favore che questi meccanismi determinano. Abbiamo visto dalle analisi fatte insieme alla Commissione Biblioteche di Ateneo che i risultati sono estremamente incoraggianti, cioè abbiamo visto che in questo anno e mezzo di sperimentazione le pubblicazioni ad accesso aperto dei nostri ricercatori sono state consistenti. Tanto che se avessimo dovuto pagare singolarmente i singoli articoli, la spesa sarebbe stata decisamente superiore rispetto a quello che abbiamo effettivamente speso, non solo per la pubblicazione, ma anche per la lettura. Vi accenno solo brevemente al fatto che la situazione non è affatto semplice, il mercato editoriale è estremamente complesso, le posizioni degli editori non sono uguali, ci sono editori molto più aperti, come ora vedremo tra un attimo, e altri che lo sono meno. Su tutto questo si è innestato anche una complicazione notevolissima che è dettata dall'Agenzia delle Entrate che ha risposto all'interpello di un editore internazionale dichiarando che le spese, la parte di spesa che riguarda la pubblicazione ad accesso aperto, quindi le EPCs, debbano essere soggette a una tassazione IVA al 22% anziché al 4%. Questa è una complicazione enorme, che però appunto stiamo cercando di controbattere a livello nazionale e dobbiamo vedere quale sarà l'esito. La cosa per noi importante è però andare avanti su questo processo e definire, come dicevo, delle tariffe standard. Il traguardo più grosso che avremo è la rinegoziazione del contratto Elsevier, che scade alla fine di quest'anno, e quindi quello è che è un contratto che assorbe circa il 30% delle nostre spese in risorse elettroniche è sicuramente il contratto più grosso su cui dovremo concentrarci e su cui quindi queste variabili avranno un peso decisamente non trascurabile. Ovviamente alcuni di voi partecipano a progetti internazionali e quindi sanno che nella definizione del progetto è possibile definire e programmare delle spese relative alla pubblicazione e alla pubblicazione ad accesso aperto. In quel caso quelle cifre possono essere ulteriormente utilizzate come contributo a disposizione dei docenti che fanno parte del progetto per le pubblicazioni ad accesso aperto. Nella definizione poi del budget 2022, proprio come corollario a questo processo, la Commissione di Ateneo per le Biblioteche ha proposto all'Ateneo di allocare sperimentalmente una cifra di 100.000 euro proprio per accompagnare questo processo e per cominciare a supportare attività di pubblicazione di questa natura. Ora inizia la parte di negoziazione con l'Ateneo dei budget, vedremo quindi qual è l'esito
ed eventualmente vi aggiorneremo anche su questo fronte. Ma direi che la cosa importante è iniziare a vedere quali sono i progetti in essere in questo momento, quali sono le caratteristiche, e così poi abbiamo, spero, spazio per rispondere alle vostre domande. La collega Maria Pia Bindi, che mi ha da anni affiancato in questo lavoro sulla negoziazione e gestione delle risorse elettroniche, che purtroppo tra poco ci lascerà perché ha deciso, pur essendo giovane, di andarsene in pensione, e quindi abbiamo forse una delle ultime occasioni per ascoltarla. Grazie. Grazie a te, anch'io ora mi tolgo la mascherina. Buongiorno a tutti. Il taglio che giustamente Guido ha già detto, vogliamo dare a questo incontro un taglio molto operativo, in cui vi vogliamo raccontare, proprio dare il conto di quelli che sono attualmente i contratti in essere del nostro Ateneo e le loro principali caratteristiche. E un piccolo accenno poi in fondo farò su quelli che sono nell'immediato le iniziative, le trattative in realtà che CRUI sta facendo, finalizzandole per il 22, a proposito di altri nuovi contratti che possono essere già anche uno di orientamento per tutti voi. I nostri contratti attualmente sono quattro e riguardano quattro editori di assoluto livello, sia di dimensioni, in modo particolare due di questi editori, ma anche per la loro importanza, il loro prestigio internazionale scientifico. Per cui parto direttamente dal primo di questi grandi editori, che è anche il primo con il quale, attraverso CRUI, il nostro Ateneo ha attivato un contratto di tipo trasformativo. Sto parlando di Springer, che è un colosso editoriale che raccoglie appunto due brand storici, Springer appunto e Nature. È un unico editore, ma, e lo sottolineo perché in questo anno e mezzo di contratti di gestione, di contratti trasformativi, ho ricevuto alcune richieste di chiarimento e quindi parto subito sull'operativo dicendo che soltanto la parte, il brand Springer con i suoi oltre 2.400 periodici è interessato a questa tipologia di contratto trasformativo. Nature, pur essendo parte integrante del gruppo editoriale, è un contratto separato da quello di Springer. Quello che io vi dico immediatamente dopo, quindi subito a seguire, riguarda i periodici Springer. Ripeto, sono 2.400, ma il contratto dà la possibilità. Il contratto trasformativo sottoscritto attraverso CRUI dà la possibilità di vedere il contenuto di tutti questi 2.400 periodici, ma per quanto riguarda l'attività di pubblicazione ad accesso aperto, il contratto ne copre soltanto per modo di dire, le riviste ibride, come diceva Guido. E si tratta però di 2000, circa 2000 titoli, quindi una possibilità enorme di pubblicazione ad accesso aperto da parte dei nostri ricercatori e docenti. Questo, ripeto, si tratta di una possibilità che
esclusiva, e questo è un aspetto importante, di tutte le figure, appunto, docenti, ricercatori, assegnisti, perché questo lo abbiamo scritto appunto nella nostra policy, di accedere attraverso però un elemento che è quello della validazione della loro afferenza alla nostra istituzione. È l'unico requisito che viene richiesto, cioè quello di identificarsi come parte integrante della nostra istituzione che ha sottoscritto questo accordo. Vediamo un po' meglio come si sviluppa il percorso e quali sono le caratteristiche di questo contratto. Intanto, questo contratto ha avuto inizio l'anno scorso, operativo l'anno scorso, dal luglio del 2020, i nostri appunto docenti e ricercatori hanno potuto pubblicare ad accesso aperto. E qui c'è già uno degli elementi, riprendo uno degli elementi che Guido ha sottolineato, che è stato, direi, un grande successo. È stato ed è un grande successo. I numeri degli articoli pubblicati ad accesso aperto su Springer è veramente un numero assolutamente rilevante e siamo a 70 articoli ad accesso aperto pubblicati in questo scorcio di tempo e devo dire, mentre all'inizio c'era una grande attività di pubblicazione da parte delle materie negli ambiti più strettamente scientifici, quindi discipline mediche soprattutto, ma anche biologi e chimici. Ora invece, negli ultimi tempi, in questo scorcio del 2021, è diventato anche un po' più interdisciplinare la pubblicazione, quindi ha coperto altri settori disciplinari. Il contratto Springer ripeto, è un contratto firmato e partito nella sua pratica nel 2020, che produce suoi effetti, produrrà i suoi effetti fino al 2024, con una porzione sempre più ampia, una trasformazione sempre più ampia dal solo read, cioè dalla lettura, la consultazione dei periodici, alla modalità publish, cioè di pubblicazione. Questo contratto avrà una revisione nel 24 da parte di CRUI e dell'editore sulle clausole contrattuali, ma diciamo comunque i termini temporali sono questi. Le pubblicazioni sono i token, cioè gli APCs, che sono messi a disposizione dell'editore all'interno di questo contratto. Sono stabilite a livello nazionale, quindi le singole università non hanno un numero definito di token o di APCs disponibili, ma questo rientra in una contrattazione nazionale. Questo che vuol dire? Vuol dire che finché c'è copertura economica, i nostri ricercatori possono pubblicare. Però c'è anche subito un limite, se volete, e che è dato dal grande successo a livello non soltanto locale, come vi ho già detto, ma a livello nazionale di questo contratto, per cui nel 2020 non ci sono stati, diciamo così, limiti, ma nel 2021, ad ottobre, abbiamo colmato, chiuso il budget di token di APCs nazionale e quindi in questo momento. Parlo in questo momento, chi di voi, i ricercatori o i docenti, vogliano pubblicare ad accesso aperto su Springer, sulle riviste ibride di Springer, dovrebbero pagare questa APC, l'APC, mentre nella modalità normale del contratto è l'Ateneo, attraverso la quota che sottoscrive annualmente, si fa carico del pagamento dell'APC.
è un fattore momentaneo, è in questa parte dell'anno, da inizio, da gennaio 2022, riparte la disponibilità nazionale e quindi chiunque voglia sottoporre i propri articoli ad accesso aperto lo potrà fare con tranquillità e sapendo che rientra nelle spese dell'Ateneo. Quali tipologie di articoli si possono pubblicare su Wiley, scusate, su Springer? Le modalità di pubblicazione riguardano gli original papers e i review papers. Non è possibile in questo contratto pubblicare le brief communication, cioè articoli più diciamo sintetici o anche le comunicazioni brevi. Il percorso è molto semplice. Il docente, il ricercatore che voglia pubblicare ad accesso aperto sottomette nella modalità consueta alla rivista sul quale vuole pubblicare, avendo magari un'attenzione, anzi senza magari, avendo un'attenzione a consultare preventivamente la lista dei 2000 periodici circa nei quali il contratto permette di pubblicare ad accesso aperto. Dove trovate queste informazioni? Perché questa è un'altra delle domande che io ho ricevuto in questo periodo. Bene, come diceva Guido, il sistema bibliotecario, tutti i colleghi hanno lavorato per mettere a disposizione una sezione all'interno del sito del sistema bibliotecario d'Ateneo dove trovate queste indicazioni e le principali caratteristiche dei contratti, quelle che io ora vi sto illustrando, ma trovate anche degli strumenti di lavoro, come per esempio la lista dei periodici, dei 2000 periodici Springer o dei periodici Wiley, degli altri editori che subito dopo vi dirò, trovate il dettaglio di queste liste. Dove non ci siano dubbi e ovviamente necessità di ulteriori chiarimenti, sempre in queste pagine potete trovare il nome o gli indirizzi di posta elettronica del personale del sistema bibliotecario d'Ateneo a cui potete rivolgervi. Fino ad oggi il terminale, uno dei terminali di queste informazioni sono stata io dal 1° di dicembre, come diceva Guido, pur essendo non giovane, sarò in pensione e cioè prenderà il testimone di questo lavoro il dottor Peruzzi, che è qui collegato con noi. In questo meet e con il quale stiamo già lavorando da diversi mesi e che saprà ovviamente chiarire e essere di supporto alle vostre richieste. Per terminare il discorso terminare per il momento, perché poi lasciamo lo spazio alle vostre richieste di chiarimento successive. Per terminare con Springer, aggiungo che ripeto, il percorso di sottomissione degli articoli è lo stesso, una volta verificato il titolo del periodico, cioè se il periodico è incluso in questa lista, sottomettete si può sottomettere il testo dell'articolo. Il percorso di validazione e di peer review che viene fatto normalmente avviene ovviamente anche in questo caso al termine di questo percorso e con l'accettazione dell'articolo da parte della rivista, l'autore riceverà una mail, una comunicazione dall'editore in cui gli verrà richiesto
come prima opzione se pubblicare ad accesso aperto. In questo caso basta che l'autore accetti questa tipologia di pubblicazione e immediatamente il validatore, in questo momento io dell'Ateneo, non su un portale dedicato che l'editore o gli editori hanno messo a disposizione delle istituzioni, il validatore procede all'accettazione dell'articolo, che è semplicemente una verifica dell'afferenza all'istituzione. Verifica che vi posso dire è velocissima. Io in questi periodi insomma, il percorso di validazione è veramente un click, ci richiede un po' più di approfondimento nel caso in cui ovviamente la persona, l'autore, il corresponding author dell'articolo sia persona che ha un rapporto tipo assegnista o altre figure magari non immediatamente riconoscibili. Ma è tutto molto semplice. A valle di questa mia validazione o della validazione da parte dell'Ateneo, poi l'articolo segue il suo percorso di pubblicazione normale. Abbiamo una reportistica molto, molto immediata, molto chiara, attraverso la quale noi vediamo, come ha detto Guido poco fa, anche diciamo, l'evoluzione e il gradimento dei singoli contratti. Mi sono dilungata un po' di più su questo importantissimo contratto, ripeto, quello che in questo momento gode del maggior successo, perché tante cose che vi ho detto per Spring sono valide, assolutamente valide e uguali per gli altri quattro contratti che noi in questo momento come Ateneo abbiamo sottoscritto e che vi illustro subito a seguire. L'altro è Wiley. Anche in questo caso si tratta di un contratto read and publish, ovvero che permette l'accesso a tutta la collezione, a tutti i titoli della collezione database di Wiley, e permette però poi, in misura crescente negli anni, fino alla fine del contratto che si chiude nel 23, di pubblicare ad accesso aperto, anche in questo caso sulle riviste ibride. Come ho detto precedentemente, l'elenco delle riviste Wiley su cui è possibile pubblicare ad accesso aperto è disponibile sul sito dello SBA in quest'area riservata all'open access. Anche in questo caso, il fondo disponibile per le EPCs è definito a livello nazionale e il ricercatore o il docente del nostro Ateneo non deve preoccuparsi. Nel momento in cui, per ora non è successo per Wiley, eventualmente accadesse che il fondo nazionale è terminato, l'autore viene avvisato direttamente dal link, scusate, da una comunicazione dell'editore sulla piattaforma che le EPCs disponibili nel contratto trasformativo sono chiuse, cioè non sono più disponibili, e quindi rimangono le due strade di pubblicazione tradizionale oppure di pubblicazione ad accesso aperto, ma ovviamente dietro pagamento della fee. Nel caso di Wiley non c'è nessuna restrizione, come abbiamo visto per Springer, sulla tipologia del contributo da pubblicare, quindi in questo caso anche le brief communications sono disponibili è possibile pubblicarli. Nello stesso modo per cui il percorso, pur cambiando da editore a editore le piattaforme di sottomissione degli articoli, è uguale, per cui il percorso è sempre lo stesso.
c'è al momento in cui l'articolo viene accettato dopo il processo di peer review, una necessità di validazione da parte dell'Ateneo che, ripeto, è molto immediata, è semplice e molto facile e che si sostanzia fondamentalmente in una in un alert che arriva sulla posta elettronica dei validatori e che ci permette di entrare in piattaforma e con un click validare. Dopodiché il percorso è magari vedo che c'è una richiesta di Carlo Zappia, se permettete finisco e poi rispondo alla rispondo alle vostre domande. E dicevo che tanto per anche avvalorare quello che diceva Guido poco fa, vi faccio l'esempio proprio di Wiley che nella sua piattaforma quantifica il valore delle PCs finora utilizzate dall'Ateneo. Bene, il contratto Wiley è iniziato operativamente nel febbraio di quest'anno, anzi direi febbraio-marzo di quest'anno. Abbiamo già avuto circa 30 articoli, uno proprio stamattina, depositati e in accesso aperto e per un ammontare ad oggi di oltre 50.000 euro in un valore del contratto. Il nostro contratto ha un valore di circa 150.000 euro, per cui insomma è effettivamente un buon successo e una buona, direi, occasione da sfruttare assolutamente. Concludo velocemente perché ormai ho già dato il grosso delle informazioni con gli altri due contratti che ho lasciato per ultimo, non perché ovviamente non siano editori importanti di riferimento, ma perché per la natura stessa, in modo particolare di uno degli editori e anche per il numero delle riviste che sono, a cui si può avere accesso, è un po' più, diciamo, di dimensioni più ridotte. Sto parlando del Cambridge University Press e di Emerald. Per quanto riguarda Cambridge University Press, sottolineo una questione molto interessante e molto importante, che in questo caso, nel caso di Cambridge University Press, non c'è nessun tipo di limitazione, non c'è un numero prefissato di APCs a livello nazionale, cioè gli autori possono veramente in ogni parte dell'anno, in ogni momento dell'anno, pubblicare senza nessun tipo di limitazioni. Quindi direi, se questa può essere l'occasione, credo che lo sia, noi vorremmo veramente dare un grosso incremento. O comunque sollecitare i nostri autori a rivolgersi, a valutare la possibilità di pubblicazione su un editore di questo tipo, Cambridge University Press, ben consapevoli ovviamente che il numero delle riviste disponibili è minore rispetto ai grandi editori che vi ho citato prima. Ma magari alcune discipline, alcuni settori disciplinari possono trovare qui effettivamente un ottimo canale di pubblicazione ad accesso aperto. Non sto a ripetere il percorso perché è lo stesso sia per Cambridge che per il successivo editore che è Emerald.
Abbiamo anche per Cambridge, per CUP, per Cambridge University Press ed Emerald, tutti i materiali disponibili sul nostro sito web, che vi invito davvero a consultare, e dove, ripeto, non ci siano dei problemi, ci siamo noi nelle biblioteche che possiamo offrirvi supporto. L'ultimo contratto è il contratto Emerald, è un editore che ha una grandissima importanza, soprattutto per alcuni settori disciplinari in ambito economico, in modo particolare su marketing, finance, gestione appunto delle aziende. Ma anche c'è un settore, forse non tanto, non troppo conosciuto, anche in ambiente, cioè in ambito ingegneristico. Per cui anche qui è un contratto un po' più arretrato nei numeri. Per ora, ho visto che nelle validazioni sono soprattutto giustamente, correttamente gli economisti che hanno pubblicato e stanno pubblicando ad accesso aperto sulle riviste di questo editore, ma insomma, cioè, anche qui è un'ottima opportunità. Per questo editore c'è un plafond di esistenza a livello nazionale, che però, insomma, visti i numeri, penso in questo momento non crea assolutamente problemi. L'ultimo, cioè i contratti trasformativi veri e propri sono questi quattro. Mentre c'è un breve accenno, lo faceva Guido prima, al contratto scusate, Elsevier, che ha l'attuale contratto, si chiuderà nel 22. Siamo già in una fase di negoziazioni, CRUI sta già negoziando il prossimo contratto che, come diceva Guido, sarà un contratto trasformativo. In questa fase c'è soltanto, il contratto prevede una scontistica sulle EPSIS. Non ci sono EPSIS, diciamo, tutte a carico dell'Ateneo, ma c'è la possibilità per il 21 di uno sconto del 15% sulla fee da pagare per la pubblicazione dell'accesso aperto. Per il 22, ultimo anno di contratto, lo sconto si abbassa al 10%. In questo caso non interveniamo soltanto a posteriori per la validazione, con un percorso un po' più farraginoso, perché si passa, è CRUI che ci comunica quali dei nostri autori intende pubblicare ad accesso aperto. E devo dire, negli ultimi tempi non mi stanno praticamente arrivando comunicazioni. Ci auguriamo che appunto il prossimo contratto, essendo veramente il contratto forse più importante, sicuramente non soltanto economicamente per il nostro Ateneo, ma per la maggior parte degli Atenei italiani, ma anche per le dimensioni e il prestigio internazionale di questo editore, ci auguriamo veramente che venga stipulato un buon contratto trasformativo. Vi accennavo prima il fatto che CRUI in questo momento, ma stiamo parlando del 22, sta trattando altri contratti con editori di grandissimo rilievo. Ne cito soltanto due, perché è un auspicio per il nostro Ateneo che si vada da buoni contratti trasformativi con due editori, uno in modo particolare che è Oxford University Press, che in questi anni ha avuto un grande aumento di numero di periodici, di prestigio dei periodici. Attualmente il nostro Ateneo ha un contratto normale, annuale, con questo editore. Ci auguriamo che nel 22 ci sia, si riesca, CRUI riesca a chiudere un buon accordo con questo editore. L'altro è Taylor & Francis Routledge, che è anche questo un altro dei colossi dell'editoria scientifica internazionale, e sul quale contratto abbiamo ovviamente una grande attenzione, e anche qui auspichiamo, speriamo, che
sortisca abbia un buon esito per il 22. Vediamo, siamo in attesa di comunicazioni da CRUI sull'andamento della trattativa. Io vorrei lasciare la parola a voi e quindi aspetto eventuali domande. Possiamo intanto rispondere al professor Zappia che chiedeva se ci sono delle regole di pubblicazione o come si procede internamente. Per ora non c'era nessuna limitazione perché appunto alcuni contratti non avevano limiti, altri contratti come quello di Springer facevano supporre che non ce ne fossero. C'era un tetto definito a livello nazionale che noi non conoscevamo neanche, perché l'assunto era che potesse essere sufficientemente ospitale per tutti. Questo comincia a non essere più vero perché appunto le pubblicazioni sono tante. Quello che è possibile fare è acquistare dei token in aggiunta al costo di sottoscrizione dell'intera trattativa. Noi finora non l'abbiamo fatto, un po' perché appunto non immaginavamo ce ne fosse la necessità, era un anno sperimentale, e poi perché non avevamo come Ateneo un budget specifico. Quest'anno, come vi anticipavo, è stato richiesto di prevederlo, e quindi qualora questo ci fosse, o comunque persistendo delle limitazione, sarà necessario a livello di Commissione Ateneo della Biblioteca stabilire una policy che stabilisca quale deve essere il percorso da seguire. È chiaro che però sì, qualsiasi modello si decida di adottare, il fatto di prenotarsi o diciamo pubblicare per tempo fa sì che si possa approfittare delle disponibilità che ci sono. In chat non vedo altre domande, se qualcuno vuole intervenire può tranquillamente aprire il microfono. Volevo chiedere, sono Gabriella Gimignano dal. Non so se mi sentite. Poco. E volevo chiedere, una politica analoga c'è anche per i volumi? Perché Non mi premeva. ancora, non Non ancora. ancora. C'è l'intenzione di aprire questo capitolo e quindi di iniziare a gestire anche questi aspetti, ma per il momento non c'è proprio una negoziazione per questo tipo di pubblicazioni, non c'è una sottoscrizione per il loro acquisto, perché vi ricordo che questi accordi trasformativi rientrano nell'ambito delle trattative per le acquisizioni di pacchetti di riviste per i quali appunto c'è una pianificazione negli acquisti. Gli acquisti per le monografie invece, tranne alcune continuazioni, abitualmente vengono acquistate singolarmente o per piccoli pacchetti. Ecco che allora è un po' più complesso mettere in piedi delle politiche e delle trattative complessive con l'editore. Buongiorno, posso fare una domanda? Certo. Per quanto riguarda le riviste di MDPI, Ci vuol dire anche chi è, così ci sì, conosciamo. scusate, Marco Consumi, Dipartimento di Biotecnologie, Clinica e Farmacia. E Sì. diceva appunto, c'è una piattaforma che conoscerete, MDPI, che fa soltanto riviste open source. E con dei fee ovviamente da pagare. Volevo sapere se era stata considerata o verrà considerata, non so, una scontistica o qualcosa riguardo. Per ora non abbiamo delle trattative con loro, non c'è una trattativa aperta perché appunto non abbiamo una politica di acquisto per questo tipo di risorsa,
però possiamo avviarla qualora ci sia un interesse da parte dei nostri ricercatori e ci siano delle risorse disponibili da poter impiegare. In questo momento, come forse saprete, il budget del sistema bibliotecario è abbastanza è ampio, è una spesa importante, però non ha una copertura totale. Ecco, c'è una politica degli acquisti che è determinata dai vari consigli di biblioteca, a cui partecipano tutti i dipartimenti, quindi tutti partecipano alla proposta e poi la commissione di Ateneo effettua le sue scelte sulla base del budget che viene assegnato. Grazie mille. Posso dire una cosa velocemente? Sono Emilia Maillara. Certo. Innanzitutto mi voglio complimentare sinceramente con la chiarezza dei due relatori perché è tutto veramente molto, è stato raccontato in maniera semplice e chiara. Ciò nonostante io sia appunto, come sapete, diciamo, rappresento la biblioteca biomedica, la cosa è molto complessa e voi ne sapete qualcosa, quindi perorerei davvero degli incontri con voi e i singoli dipartimenti, davvero, perché tra il capire, aver capito tutto e riportare tutto c'è di mezzo il mare, insomma, eh. Quindi io penso che sia proprio necessario, vi chiedo di fare questo sforzo, insomma, per ripetere poi sempre le stesse cose, però credo che sia proprio fondamentale, perché questa è davvero una scelta che riguarda a tappeto tutti, soprattutto quelli più giovani, ovviamente, che hanno un futuro davanti. Quindi per ora assolutamente queste riunioni periferiche, capillari. Grazie. Sì, ben volentieri, anche perché, come dicevamo, anche per economia di tempo, per non rubare, approfittare troppo il vostro tempo, ci siamo concentrati su un aspetto che forse è quello più nuovo e più innovativo, ma sicuramente anche discutere, cosa che oggi non abbiamo fatto, di quali sono i livelli di open access, quindi cos'è il green, cos'è il gold. Cosa si può pubblicare, le politiche dei vari editori rispetto al preprint, al postprint, cosa è possibile mettere sul repository istituzionale, come fare a sapere quali sono le politiche dei diversi editori. Tutti questi sono aspetti che affronteremmo molto volentieri. Come dicevo, c'è un intero gruppo, di supporto che appunto vorrebbe cercare di garantire supporto un po' a tutto il processo anche di scelta dell'editore nel capire appunto quali sono le caratteristiche e quali sono le accortezze e quali sono gli aspetti che forse vanno notati maggiormente in un contratto editoriale che poi il ricercatore va a firmare. Quindi, ben volentieri, dopo questa riunione io manderò un nuovo messaggio anche ai nuovi direttori di dipartimento, perché se vorranno saremmo ben lieti di partecipare a incontri specifici online, in presenza, misti, ibridi, in coda o nell'ambito di un consiglio di dipartimento a valle o in altre occasioni. Quindi, sì. E volevo chiedere, se fosse possibile, volevo Certo. chiedere se la Biomed Central, BMC, che fa parte di Springer Nature, era considerata più Springer e quindi rientra tra quelli sovvenzionati o no? O è una cosa a parte ancora? Io a memoria tutti quei titoli, Certo. confesso, non me li ricordo ancora, però Ci guardiamo. ci guardiamo e glielo diciamo senz'altro. Tenderei a dire di sì, perché
perché non mi sembrerebbe far parte del gruppo di Nature, se non è Nature, però gli diamo conferma. le Grazie. chiedo se è possibile, se può indirizzare al mio indirizzo di posta elettronica, che le do subito, un brevissimo, una mail, un breve, e così io glielo controllo e le faccio sapere. Il Sì, va mio bene, grazie. di posta elettronica è mariapia.bindi@unisi.it. Se me lo manda, io faccio il controllo e le rispondo. Va bene, grazie. Prego, prego. Buongiorno, posso fare una domanda? Certo. Certo. Grazie. Innanzitutto grazie per questo incontro e vorrei chiedere, forse un po' fuori da diciamo, gli obiettivi dell'incontro stesso, però mi chiedevo se ci sono o se sono previste per il futuro delle politiche comuni dell'Ateneo e delle infrastrutture per gestire e per fare un monitoraggio sulle riviste ad accesso aperto che attualmente sono prodotte dall'Ateneo, soprattutto le riviste di fascia A, alcune delle quali, ad esempio, nel nostro Dipartimento di Filologia e Critica, in questo momento si trovano su piattaforme come WordPress. Grazie. Sì, questo ne abbiamo parlato in un altro incontro un po' di tempo fa, cioè noi vorremmo, con le risorse disponibili, anche umane, che non sono molte, ma che potremmo cercare di mettere a fattor comune tra i dipartimenti e le strutture centrali, vedere di sviluppare o comunque sostenere anche un po' l'editoria accademica in questa direzione. Negli anni si erano tentati alcune esperienze di University Press anche all'Università di Siena, non hanno mai avuto un grande successo. C'è stato un momento in cui si era definita una partnership più solida con Firenze University Press. Ma anche quella non ha prodotto molte pubblicazioni. Riteniamo però anche, diciamo, se alcuni aspetti Io positivi, allora, così che dite? Inizierei. Vi si può dire. ripeto, ci sono questi due colleghi che sono impegnati su un'altra riunione, ma lo sapete. C'è un microfono aperto Credo che stia che per finire questa riunione sull'open access. E quindi dicevo, anche in questo periodo di pandemia abbiamo visto come si è cresciuto l'interesse per questo tipo di pubblicazione anche con riferimento alle pubblicazioni all'editoria didattica, che è un altro aspetto su cui vorremmo investire. Sicuramente ci sono alcune riviste di Ateneo che si stanno muovendo in questa direzione, quindi sarebbe importante, ecco, lavorarci insieme e cercare di capire il tipo di supporto che si può dare. Posso intervenire un momento? Sono Andrea Assi, sempre di BCF. Vorrei un attimino solo perorare la causa di noi poveri chimici, che siamo sempre più bistrattati. Vedo che sorride, dottor Badalamenti, ma noi sorridiamo molto meno, ahimè, perché senza ACS, anche solo l'accesso e il Sevier, siamo veramente condannati alla lenta scomparsa, quindi Però ecco, sì, io non sarei molto credo sia positivo, aiuto, dica. cioè molto fiducioso da una parte, meno da altre. Mi spiego meglio, ACS è un pirata, non so se lo posso dire, dal punto di vista delle politiche economiche, perché ci sta veramente taglieggiando. Ha proposto delle cifre spaventose per l'Università di Siena rispetto a quelle che sono le nostre dimensioni. Quindi, poiché questa è la rivista, peraltro, mantenuta dall'Associazione dei Chimici, il fatto che voi, per primi, che insomma fate parte della categoria,
stigmatizzate e condannate questa politica assolutamente scellerata, secondo me sarebbe essenziale. Come accennavo prima, la situazione dell'Ateneo è complessa e la variabile ultima, cioè il fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia stabilito che l'aliquota IVA applicabile per la parte dei contratti trasformativi passi dal 4 al 22%, le faccio immaginare il disastro che rappresenterà sul nostro bilancio. Quindi il mio timore, se le cose non cambiano, è che noi si sia in grado anche di mantenere il sedere. Temo che dovremo rinunciare anche a quel contratto se le cose rimangono così. Altra questione è, a mio avviso, considerare in un momento come questo, in cui gli Atenei italiani stanno ricevendo un fiume di denaro da parte della Comunità Europea col Recovery Fund, qualcuno si preoccupi del fatto che la ricerca si fa anche con gli strumenti bibliografici. E quindi, sia cercando di fare pressione, come abbiamo chiesto al nostro rettore a livello ministeriale, per cercare di avere degli investimenti in questa direzione. Sapete che si sta parlando di incrementare il bilancio per gli Atenei nei prossimi anni. Personalmente riterrei che un investimento importante sarebbe quello dell'assunzione da parte del Ministero di queste spese, cosa che avviene in molti altri paesi europei e che sicuramente darebbe un impulso e determinerebbe un cambiamento radicale anche nella distribuzione delle spese. In questo momento noi a CS dovremmo spendere una cifra che è 20 volte superiore a quella di Atenei più grandi di noi, tripli o quadrupli rispetto a noi, semplicemente perché noi abbiamo una spesa storica importante legata al fatto che l'Università di Siena è un'antica università, come ben sappiamo, e ha sempre usato molto la piattaforma ACS. Essere condannati, perché questo credo sia il termine, a continuare a pagare una cifra spropositata negli anni è folle. Altra opzione è che all'interno di alcuni progetti, siano essi del PNRR o altri progetti di ricerca, progetti diversi, i ricercatori, i dipartimenti decidano di investire a livello periferico su queste risorse. È chiaro che non è un'operazione semplice. A mio avviso la cosa più semplice sarebbe quella che il Ministero assumesse tutte le spese complessive. Rispetto alla quantità di milioni di cui stiamo parlando, è una cosa veramente irrisoria, e questo darebbe un senso invece di grande apertura e di indirizzo rispetto alla possibilità che tutti i dottorandi, i ricercatori, gli studenti si formino usando, imparando a usare queste piattaforme, questi database, questi strumenti, perché uscire laureati dall'università senza saper usare una piattaforma come SafeHunter, come ACS, come le piattaforme economiche, quelle per l'analisi dei bilanci, insomma, sono skills importanti che fanno parte integrante del percorso didattico, forse. Bene, io la ringrazio, incrociamo tutti le dita, ovviamente, un po' di fondi ci arrivino, grazie infinite. Bene, se non ci sono altri interventi, siamo quasi in tempo, nel tempo che ci eravamo prefissati di occupare. Grazie molte, abbiamo avuto una partecipazione importante con numeri significativi.
Ripeto, cercheremo di organizzare altri incontri sia nelle strutture ma anche a livello centrale nella forma di oggi su magari tematiche specifiche, cercando appunto di occupare un tempo limitato per non essere troppo invasivi. Grazie molte e buona giornata. Buona giornata. Grazie. Ciao, grazie a voi. Buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci.